Ciao amici e ciao amiche, oggi finalmente riesco a registrare il video in cui proviamo insieme la palettina di Lisa Eldridge, la Sorcery, che secondo me è la più interessante, anche l'altra è molto bella ma niente di imperdibile. Questa per me è veramente eccezionale e adesso la vedremo all'opera. Proveremo anche il fondotinta perché con i due ordini che ho fatto mi hanno mandato dei campioncini del fondotinta nella tonalità Light to medium, abbiamo dal numero 11 al numero 14 e quindi andremo a provare anche il fondotinta. Sono molto curiosa perché questo proprio non l'ho mai provato. Come al solito, quando utilizzo un fondotinta che non conosco per la prima volta, vado ad utilizzare un pennello che invece conosco perfettamente e che è il 104 Buffer di Zoeva. Allora, io ho fatto solo la skincare, sapete che non utilizzo primer. Comincerei dalla tonalità 11, che mi sembra essere la più chiara tra quelli che mi hanno mandato, perché mi sembra po possa matchare con il mio attuale colorito. Sono un po' scomodi questi campioncini, ma ce li facciamo andare bene. Vediamo un po'. Ma direi che potrebbe andare. Aspettate, che non voglio fare danni. Sì, dai, secondo me. Sì, dai, ci può stare, ci può stare. Forse è un pelo chiaro, però si adatta. Si adatta, vediamo. Apriamo anche quella più scura. Mamma mia, sto sporcando tutto, aiuto! Quella un pelo più scura, che mi sembra comunque avere un sottotono non sicuramente rosato. Forse era la 13 quella che più adatta. Comunque la quantità, il fondotinta è abbastanza liquido e la quantità che c'è in un campioncino sembra poca, ma in realtà è sufficiente, più che sufficiente. Adesso io sporcherò il mondo intero, ma pazienza. Preferisco il campioncino nella bustina, onestamente. Allora, sicuramente si stende molto velocemente perché è liquido. Sembra male così di primo acchito. Non mi sembra male. La coprenza leggero media non è sicuramente un'alta coprenza. Mi sembra che si sia steso bene e che si sia fuso bene con la pelle. E il finish mi sembra naturale, quindi non luminoso e non opaco. Ma sicuramente, ecco, non luminoso, ad esempio, come lo Shiseido, come il nuovo di MAC. Mi sembra un finish più naturale. Naturale tipo soft matte. Vedete anche voi che la pelle non è proprio super, super radiosa. Però si è steso veramente facilmente, ma come un po' tutti questi fondotinta dalla texture molto liquida, è scomparso all'interno della pelle, non si percepisce. Sicuramente non va a levigare perché non vedo i pori levigati. Però secondo me non è male, sapete? Adesso poi lo valutiamo bene. Intanto vado con un correttore e vi faccio vedere come utilizzo il corrector di Bobbi Brown. Ne prelevo, questa è nella tonalità Light Peach, ne prelevo un po' col dito, così la formula si riscalda, lo vado a tamponare qui all'interno dell'occhio, dove c'è l'ombra dell'occhiaia e anche un po' sopra. Guardate come subito va a illuminare, lo vedete? Ah, è bellissimo. Poi tra l'altro non è spesso, non è su di me, non fa pieghe, non si infila in posti strani, ma ne basta veramente pochissimo. E i prodotti quando sono di qualità, ragazze, si vede, c'è poco da fare. Io avevo preso anche un corrector di Catrice, ma non mi era piaciuto per niente. Invece questo lo trovo molto performante. Mi raccomando, fate attenzione a non metterlo in questa zona delle rughette, perché comunque il corrector, per quanto si possa fondere bene, rimane per sua stessa natura un po' pastoso e quindi
nelle zone dove abbiamo l'espressività del viso, quando sorridiamo, quando abbiamo insomma le zampe di gallina, potrebbe andare a infilarsi nelle rughe, a spostarsi o a texturizzare questa parte e farci sembrare più vecchie, insomma. Quindi se facciamo attenzione a metterlo proprio solo dove c'è lo scuro dell'occhiaia. Poi vado con un correttore come questo, con cui mi sto trovando benissimo, di Deborah, l'Instant Lift, a un po' all'esterno, e con un pennello o anche una blender vado semplicemente a sfumare, vado anche un po' sopra al corrector, e secondo me così riesco ad ottenere una copertura naturale dell'occhiaia, ma alquanto efficace. Per chi ha qualche anno in più come me, cioè per chi è già negli anta e non vuole un contorno occhi molto appesantito, secondo me questa è un'ottima tecnica, perché va a illuminare molto bene, vedete? Ora, le borse sono veramente difficili da eliminare perché sono un rigonfiamento, quindi non è come il solco, l'occhiaia, che invece è una rientranza, che quindi se la illuminiamo tende a uscire fuori. La borsa è un rigonfiamento e quindi fa fatica a sparire. Però le ombre, vedete, tutto sommato sono andate via molto bene. Poi a me, vi dico la verità, anche se cioè non mi cruccio, voglio dire, anche se si vede qualche imperfezione o non è perfettamente coperto, preferisco avere un aspetto più naturale ma più imperfetto. Lo sapete che ho sicuramente, sono di questo partito, ecco, del naturale ma imperfetto, piuttosto che del perfetto ma artificiale. Allora, al momento non metto cipria perché voglio vedere come si comporta il fondotinta. Rimane un po' sticky, eh. Quindi è abbastanza idratante, non pesante, non avverto pesantezza, però sicuramente non ha un feeling asciutto, non ha un feeling neanche eccessivamente bagnato, però un pochettino di, diciamo, sensazione appiccicosa la sento. Quindi io sentirei un po' l'esigenza di andare a mettere un velo di cipria, però non la metto adesso perché voglio valutare come si comporta nell'arco del video. Allora, adesso vado a fare le sopracciglia. Anzi, adesso vado a mettere un po' di bronzer. Ho riscoperto questo di Viv e l'ho messo nella beauty bag di dicembre. E mi piace sempre tantissimo questo. Io faccio sempre un mix tra le due tonalità. Mi piace tantissimo questo bronzer, è veramente sfumabile, bello il colore, bello tutto. Veramente tutto, ma l'anno scorso ve ne ho parlato tantissimo. Allora, vado a mettere così un po' di bronzer molto molto rapidamente con questo pennello di Zoeva, che è ottimo. Ultimamente sto riscoprendo anche i pennelli di Zoeva, lo sapete, me ne ho parlato nel video dedicato ai preferiti di novembre. Questo è il 126 Luxe Cheek Finish, quindi si può usare anche per blush. Io lo uso anche per il bronzer senza problemi. E poi andiamo a prendere un po' di blush della Mellow Cheeks di Wycon con questo pennello. Vediamo se lo preleva correttamente. Devo prelevarne poco perché è molto pigmentato. Direi che così già ci siamo. E lo andiamo a stendere con questo pennello di Real Technique. Questo colore, con le colorazioni per gli occhi che andremo ad utilizzare, direi che va abbastanza bene. Ne prendo un altro po' e lo vado a mettere dall'altra parte. Bellissimo questo colore, bellissimo. Sapete che voglio prendere anche l'altra, però me la faccio regalare da mio padre. Per Natale, ovviamente, io andrò giù in Sicilia dal 22 dicembre al 3 di gennaio, e quindi probabilmente mi prenderò anche a dicembre una pausa dai social, perché quando sono giù non ho voglia e tempo di registrare, preferisco ovviamente, come potrete capire,
immaginare dedicarmi alla mia famiglia che vedo praticamente 2 volte l'anno e quindi ve lo volevo anticipare, cioè sicuramente ci sarà 1 o 2 settimane di pausa nel mio canale in corrispondenza delle festività. Allora, anche il blush si è applicato bene, direi che è presente ma non è troppo prepotente. Vado a fare le sopracciglia, metto un po' di illuminante della palette di Catrice che vi ho mostrato in un recente video e poi ci vediamo per gli occhi. Eccomi tornata. Allora, ho completato la base, ho fatto le sopracciglia, adesso è arrivato il momento di questa meraviglia. Che prima vi vorrei mostrare swatchata. Allora, prima facciamo gli swatch. Vado prima con la fila superiore, poi con la fila inferiore. Devo andarci delicatamente perché non sono molto pressati, quindi il rilascio di colore è intenso. Questo è il matte più scuro, che è un verdone scuro meraviglioso. Guardate la pigmentazione. Questo è un verde smeraldo con una base scura, quasi nera, ne ho preso troppo poco, ecco, di questo, ed è un brillantinato metallico e questo è forse il mio colore preferito della palette perché è super cremoso, super intenso e è un verde oliva con sottotono dorato, cioè proprio il classico verde che mi piace a tutta palpebra. Vedete quanto è stupendo. E questa è la prima fila. Vi vado a ripulire le dita perché vi faccio vedere poi i colori della seconda fila che sono altrettanto interessanti, forse ancora più originali di questi, perché questi sono dei verdi che, diciamoci la verità, non è la prima volta che si vedono in una palette. Invece, intanto mi è andato un pelo in bocca. Che fastidio! Allora, ecco, finalmente l'ho beccato. Questo è un blu che è un matte quasi satin. Questo è un metallico freddo più un grigio platino e questo è forse il più particolare di tutta la palette perché è un duochrome. Mamma mia, guardate che meraviglia! Cioè, veramente, l'unione di questi 6 colori insieme, secondo me, rende la palette molto interessante, perché si possono creare look molto diversi tra loro, diversi e interessanti. Ve lo swatch, aspettate. Ve lo swatch il duochrome. Attenzione, parliamo, aspettate, perché parliamo comunque di texture sempre molto sottili, eh? Non sono quelle texture degli indie brand che fate una passata e dite wow, cioè sono quelle texture proprio eleganti. Questo qua messo su una base, secondo me cambia perché l'effetto multichrome in videocamera non rende, soprattutto dipende molto dalla base che ci mettete sotto. Questo invece è un platino grigio metallico, che forse è il colore che mi attira meno, ma perché sapete che i colori freddi io non li utilizzo tantissimo, proprio soprattutto quelli con sottotono grigio mi stanno proprio male. Questo, messo come top coat o sotto una base più scura, ha dei riflessi molto particolari, platino, viola, no, non renderà mai. Comunque, questi sono gli swatch della palette che secondo me è molto, molto, molto particolare. Ma per valutare una palette bisogna ovviamente vederla applicata, per valutarne la performance, per valutare come si comporta sugli occhi. Io l'ho già provato, ovviamente, l'ho già provata 2 o 3 volte. L'unica cosa, il risultato mi è sempre piaciuto da morire. Ho notato però che con le ore, forse perché non ho messo il primer giusto, non vi saprei dire, però io ve lo devo dire, a onor del vero, i colori alla fine della giornata non erano perfetti. Sulle mie palpebre è un'impresa molto, molto ardua arrivare a fine giornata senza perdere comunque intensità, senza
andare un po' nelle pieghe, perché me lo fanno tutti, quasi tutti, è veramente una cosa rara. Forse solo quelli di Anastasia Beverly Hills non si muovono da lì, ma poi tutti gli altri, che sia Uda, devo dire che resiste bene. Poi dipende anche dai periodi. Ci sono periodi, giornate in cui gli ombretti mi tengono tutto il giorno senza problemi, e giornate in cui vanno via. Dipende, non ho ancora capito. Io la mia palpebre non le ho ancora capite, quindi non faccio tanto affidamento, ecco, su come si comportano questi colori su di me. Insomma, in generale, gli ombretti su di me. Allora, qua manca ovviamente un colore di transizione, però facciamo finta che non ce lo abbiamo e andiamo. Facciamo una cosa così, come ci viene, con questo blu. Secondo me a tutta palpebra è molto bello, ma stavolta non lo vogliamo andare a mettere nella piega. Non ditemi perché. Sono molto pigmentati, vedete? Infatti ne ho preso anche troppo. Allora, questo forse non era proprio un colore da piega. Però, che non so davvero cosa mettere sulla piega. Ce lo facciamo andare bene. Facciamo un trucco un po' strano oggi, perché vorrei utilizzare solo ed esclusivamente questa palette. Questo colore, secondo me, è da smoky blu, da tutta palpebra, oppure nella rima inferiore dell'occhio potrebbe funzionare molto bene. Comunque, una volta poi praticamente applicato e sfumato, è come se fosse un matte, un satinato, non ha una brillantezza prepotente. Ne basta poco. No, non mi sta piacendo questo colore sulla piega perché non è omogeneo, però vabbè, facciamo finta di niente. Adesso andiamo a prendere, sempre con lo stesso pennello, un po' di questo verde scuro e lo mettiamo nella piega, rimanendo proprio nella piega. Non so cosa ne verrà fuori, ragazzo, perché diciamo che sono colori un po' particolari, quindi forse da soli si fa fatica a fare un look normale, ecco. Ma tanto io voglio sperimentare, perché tanto non devo uscire di casa, quindi al massimo mi strucco. Allora, vado a prendere un po' di bronzer e lo vado a mettere. Ho fatto un casino qua, ragazze, io qua non mi riprendo più. Vado avanti perché non mi sta piacendo quello che sto realizzando. Non è colpa degli ombretti, ma di come li sto utilizzando io. Allora, adesso vado a prendere lo scuro. No, anzi, vado a prendere questo smeraldo con il pennello. Vediamo se si preleva bene. Direi sì. E lo metto nella seconda parte dell'occhio. Bello, si preleva bene anche con il pennello. Devo aggiustare poi la piega. Poi prendo l'oliva e lo metto nella prima parte. E questo è veramente stupendo. Cioè, questi due verdi sono veramente stupendi, non so se lo potete notare. In mezzo a questi due verdi vado a prendere il duochrome e ce lo spiaccico un po' qua al centro. Ora, voi non so se lo potete vedere, ma è un effetto proprio tridimensionale. Qua più chiaro, qua un po' duochrome e qua più scuro.
e mi piace un sacco. Allora, ragazze, in conclusione vi dico, questi, gli shimmer sono stupendi, i matte non da piega, assolutamente. Usateli per scurire l'angolo esterno o per andare sotto, ma sulla piega fate un disastro come sto facendo io. Quindi adesso vado un po' a ripulire la piega perché non mi piace proprio per niente come è venuta la piega. Non usateli sulla piega. Dateci delicate, ragazze, perché io praticamente sto massacrando le cialde. Sono molto delicate queste cialde, quindi fate attenzione. Cioè, sugli shimmer niente da dire, sono veramente. Cioè, io lo sto prendendo col pennello, che è una cosa che non faccio mai. Mai, mai, mai. Quindi. Poi giro il pennello e vado a prendere l'oliva. Lo metto nella prima parte dell'occhio. Cioè, col pennello scrivono da Dio, ragazze. Poi vado a prendere il duochrome e lo vado a mettere in mezzo. Mi dà un quid in più, una tridimensionalità in più. Senza comunque alterare il colore sotto, perché il duochrome non ha una base colore. Adesso vado a riprendere un po' dello scuro. Wow, mamma mia, veramente intenso. Però guardate che risultato. Adesso devo sistemare la piega perché devo andare con un colore più. Un classico marroncino di questa palette di Morphe, perché la piega a me piace col marroncino, non ci posso fare niente. Ecco, già mi sembra un po' più umana. Adesso, prima di giudicare il trucco, aspettate di vederlo finito. Vado a prendere il blu della palettina, lo prendo col pennello che ho pulito in una salvietta con la parte piatta. E vado a mettere il blu al di sotto, però no, vado a prendere un pennellino più preciso. Vado a prendere un pennellino più preciso, un pennellino a penna col blu. Lo metto sotto. Gli facciamo un trucco blu e verde. Andiamo con questo ancora più preciso. Wow. E metto un po' anche l'attaccatura delle ciglia superiori. Ecco così. Così, qua mi è venuta ancora meglio la riga sotto, perché questo
Questo blu da usare anche soprattutto bagnato, secondo me è una bomba. Ok, adesso vado a prendere questo, lo pulisco sulla salvietta e vediamo, andiamo a prendere un po' di questo. Sto facendo giusto per la cronaca, cioè per la scienza, per usare tutti i colori. Questo freddo, brillante, e lo provo all'angolo interno. È un po' più scuro di quello che piace a me nell'angolo interno, però funziona, eh? Funziona. Non si può dire che non funzioni, solo che è un pelo più. Ci mettiamo un po' di duochrome, ma proprio poco. Mi piace più chiaro a me l'angolo esterno e l'angolo interno dell'occhio. Allora, adesso vado a mettere una riga di eyeliner nero e di mascara e ci troviamo dopo. Allora, ragazzi, ho completato il look che comunque risulta molto intenso con una riga sottile di eyeliner nero, il mascara, poi nella rima interna dell'occhio ho messo un po' di questa matita di Kiko, la numero 11 dell'Intense Color Long Lasting Eyeliner, che è questo verdone. Tra il verde e il blu, un ottaneo bellissimo all'interno dell'occhio. Che dire, look molto intenso, un po' impegnativo, quindi ad esempio per la serata di Capodanno, per un'occasione molto molto bello, ma lasciamo le considerazioni finali appunto alla fine di questo video. Adesso volevo farvi vedere applicati i miei colori preferiti di rossetto di Lisa Eldridge, ossia la matita e il rossetto Velvet Affair. Si tratta di un nude caldo, nocciola caramello. Molto bello perché non è troppo marrone. Non è troppo chiaro, non è troppo scuro, è semplicemente perfetto. Questo è il rossetto, mamma che bello! Una sola passata, guardate. Rilascio di colore immediato, copertura totale, effetto vellutato con una sola passata. Io ne metto una sola passata, è morbido, quindi rilascia la giusta quantità di prodotto e questo è Velvet Affair, che tra l'altro secondo me con questo look non sta male, anche Velvet Mousse starebbe bene, ma con questo look secondo me un colore così caldo non è male. Voi che ne dite? Allora ragazze, considerazioni finali su questa palette secondo me non è concepita per essere usata da sola. È una palette facile se voi la usate come palette di one and done eyeshadow. Prendete un colore, lo mettete su tutta palpebra, ma il make-up lo dovete costruire con un'altra palette. Se invece utilizzate solo questa, fate un po' di fatica come ho fatto io, perché comunque non sono i colori scuri sulla piega, non sono molto sfumabili perché sono molto intensi e quindi si fa fatica. Però, come ribadisco, ombretti one and done sono eccezionali. Io non ho usato primer, ragazze. E guardate l'intensità e la particolarità di questi colori. Spero che si possa vedere tutta la bellezza di questi riflessi. Sono veramente degli ombretti spettacolari. Attenzione, maneggiateli con cura. Sono poco pressati, quindi sono delicati. Io poco fa col pennello ho messo troppa pressione
e mi si è un po' sbriciolato questo verde, quindi usate cautela, andate o col pennello ma in modo molto leggero oppure col dito ma sempre in modo molto leggero, quindi sono ombretti delicati, poco pressati, molto performanti. Molto d'effetto se utilizzati da soli o al massimo due sulla palpebra, uno come base tipo questo, come base questo come top coat, ad esempio, oppure questo e questo su questo all'angolo esterno e questo su tutta la palpebra. Ecco, massimo due o tre alla volta, ma tutti insieme per costruire un look è un po' complicato. Quindi questo è quello che ho da dirvi. Sono assolutamente contenta di averla nella mia collezione perché è stupenda, lo potete vedere. Cioè, il trucco è veramente d'effetto. Poi di presenza ancora di più. C'ha mille riflessi sul verde che sono incantevoli. Sapete che io amo questo colore. E la riga sotto, che è un blu, ma non è totalmente matte. Un po' satinato, è veramente stupendo, di un'eleganza fantastica. Il trucco è uscito intenso, più intenso di quello che io porto nel quotidiano, ma bellissimo. E quindi, cosa dire? Quello che vi consiglio appunto è di prenderla con questo intento. Utilizzatela con parsimonia perché io ne ho preso anche troppo. Nonostante questo, non ho fallout, quindi devo dire che questi ombretti non hanno fatto fallout e anche se ne ho prelevato un po' troppo. Io l'ho usata in maniera forse troppo abbondante queste polveri, ne basta molto meno, però anch'io devo prenderci un po' la mano. Però detto ciò, per me vale assolutamente la pena perché la straordinarietà di queste texture e di questi ombretti la potete vedere da sole, è veramente molto molto particolare. Questa gamma cromatica io veramente la adoro. Sul rossetto, ragazze, che cosa volete che vi dica? È il mio nude caramello, vedete com'è bello, com'è proprio caramello sulle labbra e vedete come la matita è perfettamente abbinata al rossetto, ovviamente. Quindi sul rossetto niente da dire, questi rossetti durano tantissimo, come vi ho già detto più volte, e mi piacciono da morire, sono confortevoli tutto il giorno, non seccano qua all'interno delle labbra, non mi fanno la crosticina, anche se parlo tanto, ed è una cosa che mi fanno quasi tutti i rossetti, se non sono di buona qualità. Quindi questo è quello che ho da dire su Lisa Eldridge, sono prodotti eccezionali. E gli ombretti in particolare vanno usati con cautela, ma anche i rossetti, perché i rossetti sono molto cremosi, per cui se voi ne mettete troppo, ma forse fanno anche, cioè, troppo spessore, ma non nel senso che è colpa degli ombretti, è colpa vostra che ne avete messo troppo. Se pigiate troppo forte, essendo molto cremosi e non molto, come posso dire, rigidi o solidi, tendono magari a tra virgolette, a rovinarsi. Non so se avete capito cosa intendo, cioè sono prodotti da usare con mano leggera e con cautela. Detto ciò, sono straordinari, quindi io sono veramente incantata. Per quanto riguarda la base che io non ho incipriato, mi piace molto questo fondotinta perché non è andato a infilarsi nelle rughette. Adesso io l'ho applicato da una mezz'oretta, però è molto naturale, l'effetto non è visibile sulla pelle, è quel soft matte leggermente radioso, ma un radioso naturale che comunque è bello, è un effetto molto naturale. Secondo me è un fondotinta trasversale che può incontrare il gusto di molte, e cioè di quelle che hanno la pelle un po' più secca perché comunque è idratante. Si è settato bene però, ragazze, quella sensazione di appiccicosiccio non ce l'ho più, ma non è neanche secco, quindi secondo me è proprio sta nel mezzo, non è né luminoso né totalmente matte, non è né troppo idratante né troppo secco, quindi secondo me è un fondotinta trasversale adatto sia per le pelli più giovani sia per le pelli più age, perché non va completamente a segnare. Chiaro, se volete un effetto più piallato potete andare con una cipria che va a levigare, perché questo fondotinta non è levigante, ma nel complesso mi piace perché ha un finish e un feeling anche molto molto naturale. Ovviamente poi lo riproverò con calma, è chiaro che io non vi posso dare una recensione definitiva visto che non l'ho provato per tutto il giorno, non l'ho provato per tanti giorni, questa è proprio una first impression. Bene ragazze, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look. È stato un video un po' difficile da registrare, cioè ricreare questo look non è stato, come avete visto, proprio semplicissimo, ma per una questione di caratteristiche intrinseche degli ombretti e per il fatto che io ancora devo imparare a conoscerli, ok? Però il risultato secondo me è molto bello per un'occasione, ma sono curiosissima di leggere le vostre impressioni. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!